Buongiorno a tutti dall'RM TV, una buona mattinata, una giornata molto importante questa perché segna un anno di trasmissioni di questa piccolissima emittente web, quindi social moderna, che si collegò alla pandemia, che tuttora, a distanza di un anno, non è assolutamente cambiata nella sua forma e purtroppo anche nella sua crudeltà. Però noi abbiamo deciso come persone coriacee di questo territorio e oggi sono tre ospiti, non solo coriacei, ma molto appassionati del nostro territorio. Cercheremo di dialogare su quello che è il patrimonio di umanità e non dell'umanità, un patrimonio di umanità, le persone che sono direttamente collegate al successo e alla storia di questo territorio di Langhe, Roero e Monferrato. Ci troviamo nella nostra cantina, nella solita nostra cantina. Per accogliere appunto una pubblicazione della collana Piemontesi Storie e Memorie, ma soprattutto di accoglierne l'autore, un carissimo amico, un profondo conoscitore di questo territorio che da quasi 50 anni sta scrivendo, porta, ricorda, gestisce associazioni culturali come l'Arvangia, che hanno un prestigio in tutta Italia, che sono state a fianco della candidatura Patrimonio dell'Umanità UNESCO dei nostri paesaggi vitivinicoli per portare proprio questo contributo di identità. Ed è a fianco a me, e lo ringrazio, il professor Donato Bosca. Facciamo un applauso a Donato per la sua presenza. Io Donato. credo di avere semplicemente anticipato un po' quello che purtroppo era nell'aria, che si è verificato in questi ultimi anni, cioè che la cultura di territorio fa pressione per una molteplicità di situazioni che sono sicuramente interessanti. Adesso voi sapete, voglio farla breve, ma voi sapete che io ho prevalentemente lavorato nel mondo della scuola. E che sono stato, diciamo, in qualche modo protagonista nel 1986, quando con Bruno Rialdo siamo stati in Sud America, e si è verificato proprio in questi ultimi 3 anni che il territorio chiede alla scuola di sopperire delle carenze, delle situazioni che si stanno verificando e che hanno una matrice più che altro di tipo amministrativo. E quindi pensare che le masche sono state per un certo periodo di tempo una sorta di crocevia fra più interessi, e difatti poi se uno con l'aiuto magari di un anziano si mette a tavolino e si legge il libro di masche pubblicato in Famiglia Albeida nel 1979, di strada ne è stata fatta parecchio. Perché ti trovi un libro davanti dopo aver intervistato l'anziano. Cioè, l'anziano è, come dire, il vero protagonista di questo incontro, perché lui ha conservato questa memoria e gli fa persino sorridere che i nipoti si occupino di questo. Ma occuparsi per dire, di Odri del Canton, cioè usare termini in piemontese, ce ne sono tantissimi. Angelo Manzone è un altro che dobbiamo Ricordare. reperire, recuperare, il ricordo parlo perché purtroppo non c'è più, è amatissimo Angelo Manzone perché tirava fuori veramente dalle parole delle storie piccole, minime, che sembrano caso che invece in realtà esistono. Fermina Tension, che Andrea del Canton, è un design. Lui una piga una Prima volta. una volta, no, io sento, ho sentito recentemente di alcune persone che dicono ma come, non si fa niente per ricordare Angelo Manzone, dobbiamo fare qualcosa. Conti, davvero, sì. Questo artista di timbro campagnolo che però a Torino faceva successo quando qui magari certe iniziative ancora non si arrivava. Ecco, io sto lavorando sui personaggi, sugli eventi che hanno caratterizzato il nostro territorio, forse anche per dire un contadino che si sposa nel 1826 ed è un mio antenato, che lascia poi scritto tutto quello che è interessante attorno a questo matrimonio, ecco che noi andiamo a conoscere, andiamo, come dire, a, con
la pala invernale a rimuovere la neve, è un po' la stessa cosa succede nel campo della ricerca. Ho citato Manzoni, ho citato il documento più importante, uno dei documenti più importanti, che hanno fatto strada e l'hanno fatta mentre i marchesi di Cavour, anche loro, con le lettere a quello che era l'uomo di fiducia, hanno parlato di queste cose. Quindi metti a confronto un testo rimasto popolare, un altro diventato dal punto di vista, come dire, non soltanto della quantità ma della qualità. Perché è proprio questo il discorso. Io direi a Maria Teresa che da qualche parte abbiamo fatto un foglio a colori di tutti i libri che sono stati pubblicati, e dimostra una vitalità notevole, con tante persone che, diciamo, sono stati grandi. Non so, il parroco di San Donato di Mango, negli anni in cui lo era anche a Mango ed era responsabile anche del mandamento di Bosolasco della Talanga. Questo suo libro, frutto di una fatica da accanito, no, da persona che vedeva le difficoltà ma vedeva anche la fine, che è andato passo passo a cercare in tanti archivi. Poi ha pubblicato questo libro nel 1920 e a Mango lo ha collocato nel Monferrato, ha spiegato tutto perché Mango andava a essere spiegato e visto come, insomma, non so se mi aiuta a combattere i miei problemi di salute, ma certo ogni tanto mi sento la grinta di questi personaggi, di quelli che sono stati più in difficoltà proprio per ragioni come le mie, ma che non hanno ceduto, e spero appunto di tornare a essere, diciamo, protagonista. Io qui ho lasciato, è stata la mia, forse la prima iniziativa nel valorizzare quelli che sono i peccati della cultura, li ho chiamati così, perché un ricordo bello che ho è quando siamo stati, non so se c'era anche Bruno Rialdo, se c'era una professoressa di neve, la Ercolini, non so chi fosse con me, siamo andati a chiedere a Nutrevelli, con i quali eravamo in amicizia, se poteva aiutare una studentessa che si era diplomata per fare un percorso di laurea, e lo faceva naturalmente su tematiche del territorio. Nutrevelli diceva, parlò con Satota, chi la ha iniziato dicendo, si è smesso per la laurea, si è smesso e prendi la società Grazie. nostra. E poi arriva di queste battute così molto chiave. Allora, se sei disposto a percorrere questo percorso, io in 6 mesi ti aiuto a fare la tesi. Ecco, la serietà, che in parte poi ho cercato di ripetere per cose più piccole, ma sicuramente importanti. Ecco, adesso il secondo richiamo a Maria Teresa. L'esperienza che abbiamo fatto a Montelupo è un'esperienza che avevamo già sperimentato anche in altri paesi, che aveva comunque la finalità di coinvolgere le persone anziane di quel territorio. Questo progetto è nato in collaborazione con il consorzio socioassistenziale Langhe Roero, stavo saltando le Langhe, Alba Langhe Roero. E quindi negli anni precedenti abbiamo lavorato in comuni dell'Alta Langa. L'anno scorso invece, cioè nel 2019, ci siamo spostati un po' di più verso la Bassa Langa e abbiamo individuato Montelupo come paese in cui sperimentare questo laboratorio autobiografico. E direi che è stata un'esperienza positiva. Come peraltro anche nelle altre esperienze sono state positive, perché comunque gli anziani si coinvolgono e poi questo momento di incontro consente di attivare tutta una serie di ricerche anche da parte loro rispetto
alla loro storia, ai ricordi, alla loro famiglia. E quindi negli incontri successivi questi anziani hanno portato delle fotografie, hanno portato dei materiali vari e alla fine siamo poi riusciti, adesso io non ce l'ho sotto mano, comunque poi posso anche farvelo vedere, questa pubblicazione che ha accolto tutta la documentazione che loro hanno portato, ma soprattutto secondo me l'aspetto positivo di questo lavoro è stato quello di riuscire a dare comunque una restituzione del lavoro che è stato fatto insieme. In un periodo anche difficile, perché comunque questo laboratorio l'abbiamo iniziato nel 2019 e poi si è concluso praticamente a febbraio, inizio marzo del 2020, perché comunque col lockdown tutte queste attività sono state sospese. Ci sembrava comunque importante dare una restituzione su questa attività e abbiamo realizzato questa piccola pubblicazione che raccoglie appunto il materiale che loro ci hanno portato insieme agli articoli che la rivista Lange aveva pubblicato negli anni addietro. Quindi abbiamo trovato molti articoli, li abbiamo messi insieme con una serie di fotografie e abbiamo realizzato questa pubblicazione. Perfetto, perfetto. Sì, perché si può sottolineare come il prodotto finito, che molte volte è un libro, altre volte è una mostra, altre volte è un'iniziativa di recupero dei beni, diciamo, culturali, giustifica e deve essere in qualche modo premiato perché questo sta succedendo in diversi paesi, ma per il paese se c'è un animatore, se c'è un'animatrice, diventa un motivo per arrivare Assolutamente. anche di più per le persone, magari scettiche all'inizio, magari le battute, come dire, ma cosa fate con... Ecco, poi il riconoscimento viene più tardi quando si dice sì, non avete sprecato tutto, cioè avete valorizzato quello che potevate recuperare. Esatto. Ecco, io dico questo, non particolare, proprio a voi che avete nella vostra vita dato tantissimo per portare questa identità di territorio alla conoscenza. Senza questa conoscenza e lo stesso UNESCO mondiale, quando facemmo la candidatura, ci fermò e ci disse: voi dovete rifare parte della candidatura perché dovete inserire gli elementi culturali che caratterizzano questo successo dell'interazione tra uomo e natura, che è stato detto oggi. Allora lì, avendo capito il filone culturale che era indispensabile, siamo andati sul velluto perché il prodotto c'era, il materiale c'è, anzi si sta di nuovo adesso rilanciando e ne parleremo anche dopo con i protagonisti. Ma soprattutto questo lavoro che noi abbiamo portato avanti nella candidatura, se non avesse avuto da parte di Donato dell'Arvangia, perché abbiamo allegato al dossier tutta la parte, io dico, delle Langhe, del Roero, poi del Monferrato, c'erano altre realtà come i Marchesi del Monferrato che avevano fatto. Questo non sarebbe arrivato al risultato finale, perché quel malloppo di materiale, quelle persone che avevano lasciato la loro testimonianza e comunque 40 anni di attività, sono stati fondamentali. E adesso bisogna però fare la parte più difficile. Il tempo passa, alcune persone vanno via, bisogna che il testimone passi in mani sicure. E allora è questo che noi abbiamo l'obbligo morale, perché se no non conterebbe nulla mantenere un patrimonio per 5, 10, 15, 20 anni e dopo è finita. Allora per le generazioni future dobbiamo fare questo tipo di lavoro, puntuale, giornaliero, e anche per questo è nata una televisione come la nostra, che vuole portare questa identità in tutto il mondo. Abbiamo decine di migliaia che ci seguono. Siamo entrati anche nei giovani, che è così difficile, e voi lo sapete quanto è difficile portare i giovani, poi tu hai fatto una vita con i giovani, quindi lo sai benissimo. E devo dire che questi sono risultati. Io vorrei... Posso aggiungere una Prego, cosa? prego. Volevo soltanto dire che comunque questo tipo di lavoro, oltre a tutte queste valenze che lei ha, che ha Sì. sottolineato, ce n'è un'altra altrettanto importante, che è quella comunque di dare valore alla storia delle persone.
Allora, se le persone diventano più consapevoli del valore della loro storia, saranno poi loro stessi, no, a Esatto. trasmetterla Esatto. agli altri, ai giovani, e a trovare anche un modo, no, di raccontare i vissuti, le vicende, gli avvenimenti che comunque hanno caratterizzato la loro storia. Sovente questo non avviene perché la storia delle persone non è tenuta in considerazione. L'esperienza è come non avesse valore, no? Assolutamente. Invece è estremamente importante ed è questo che bisogna continuare a valorizzare. Esatto. È come quando i nostri. Io vengo da una famiglia di campagna, no? Proprio campagna della zona di Piana Biglini, quindi la zona di pianura. I nostri vecchi, e proprio prima dei vecchi, trisnonni, eccetera, che parlavano solo piemontese, ma avevano la loro semplicità. Non mai campa via niente, no? E ogni tanto io, se dico non hanno mai buttato via niente, non passa così. Non mai campa via niente, ha un altro significato, no? Ha un altro significato. Suona C'era diversamente. una zia che stava in questa cascinetta attaccata alla casa dei nonni col suo marito, si guardavano la sera al freddo e poi mettevano un pezzo di legno dentro, tanto per il poco che avevano. Eieta, mia ieri che na unione, anche tu ma torna senza. Ma cosa vuol dire? Vuol dire, ma non è una battuta, è la verità. La semplicità, ma facevano 80 anni di vita insieme. Pensate che bagaglio di esperienze. Facile adesso, ma una volta. Ecco, di lì dobbiamo riflettere su queste cose. Noi Sì, cerchiamo nel nostro piccolo di c'è portare. una tecnica di cui si parla a proposito di questo lavoro. Quando conosci una persona e hai modo di stare con questa persona, di conoscerla bene, c'è il momento in cui possiamo identificare questa storia e considerare se vale la pena, se è una storia autentica, una risorsa autentica oppure Assolutamente sì. un'immagine che va a perdersi. Io insisto molto e dico allora, concentrati, dimmi qual è diciamo, il valore, la situazione in cui puoi trovarti condividendo una storia, perché noi vogliamo che alla fine anche tu con la tua storia possa venire. E mi hanno ricordato uno di questi, mi ha detto, ma una delle immagini più efficaci era quella di tuo padre che faceva la barba usando il Filtrate, a volte il vetro, quelle cose che soltanto la povertà può generare. No, nello stesso tempo però c'era un attaccamento forte e condividere un'immagine, una storia non è una cosa scontata, devi entrare, come diceva giustamente Revelli, devi entrare nella loro storia. Come fai a dire che i sei giovani fucilati in località Chiarle, a Tron San Donato, e ecco, quello è una cosa da riprendere perché i genitori sono morti, i genitori di quei ragazzi di 16 anni, e ci sono altri che invece hanno avuto la possibilità di invecchiare, ecco, la fortuna di invecchiare. E sono stati a disposizione nel momento in cui Guido Boffa ha voluto raccontare il video attraverso una proiezione serale che abbiamo fatto proprio in questa chiesa, la chiesa attigua. Quindi la storia mi appartiene, io posso dire quello che voglio, diciamo, di quello che accade, ma quello che accade è che devi interpretare, che ti appartiene. E anche la tua storia. Nel momento in cui i soldati diciamo, che erano costretti ad allontanarsi dalla loro terra, no? Perché altrimenti sarebbero stati catturati, mandati in Germania. Ecco, quella è una storia che in alcuni casi è veramente grandiosa, è epica, come si usa dire, no? Qualche cosa che passa oltre, no? Tre ragazzi uccisi, tutti e tre di 16 anni, tutti e tre manovali, no? Che erano stati affittati. Certo. Ecco,
Io sento questa cosa di la storia mi appartiene, lo sento, perché ci sono momenti in cui che vivono la stessa cosa, eravamo tutti contadini, è il titolo di un libro importante, ma è il titolo di un libro che è stato letto da tantissime persone che hanno scoperto, come l'ho scoperto io, che il discorso non è guerra sì, guerra no, che in alcuni casi è impensabile. Ma il fatto che abbiano preso coscienza e che non la ripetono, quello che dice Revelli, questa idea di realizzare le interviste che è maturata tra me e Bruno Murialdo, era un richiamo forte, soprattutto perché partiva dalla mamma di Beppe Fenoglio. Cioè io ho scoperto, conosciuto il Fenoglio, ma devo dire che mi ha trasmesso come conoscenze di più. La mamma che litigava, che non lo lasciava fumare, tutte queste cose. Alla fine questo racconto sincero fa presa. Non vuole parlare bene e bello, vuole parlare sincero la mamma di Fenoglio e non nascondere niente, ed è un piccolo. Poi si può aggiungere qualcos'altro sicuramente, però vedo adesso questa foto e dico che bellezza. Mi viene da dire, ascoltandoti Donato, che probabilmente per poter entrare in empatia con la storia degli altri bisogna riflettere sulla propria storia, no? Perché riflettendo sulla propria storia troviamo comunque degli agganci, no? Cioè noi ci specchiamo nella storia degli altri e questo ritrovarci nella storia degli altri ci fa dire la storia mi appartiene, no? Esatto. Bene. Una seconda parte adesso abbiamo e ti ringrazio Donato e ringrazio anche lei signora davvero per questa puntualizzazione, questo intervento molto particolare, molto importante. Voci dalle Langhe è Donato Bosca che ha avuto questa lungimiranza di raccontare e raccontarsi in queste storie con personaggi e interviste inedite a Lidia Beccaria, Placido Canonica, Ugo Cerrato, Margherita Faccenda, Davide Laiolo, Augusto Manzo, Franco Piccinelli, Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Pinolo Scaglione. Ma c'è anche una parte molto bella, fotografica, che parla. Una seconda parte della nostra bellissima trasmissione, Un patrimonio delle vigne dell'UNESCO, ma il patrimonio di umanità sono le persone sedute al tavolo qui oggi con me. Un grande regalo mi avete fatto nel primo anniversario di LRM Web TV. Voci dalle Langhe è anche l'immagine, perché nell'immagine ci sta anche la nostra immaginazione, il nostro pensiero, la nostra emozione. Chi meglio di Bruno Murialdo, con tanti anni di carriera, e soprattutto l'aveva innato Bruno nel suo cuore questa volontà di un giorno che le fotografie parlassero per il territorio e con il territorio. Dimmi la tua emozione quando a fianco del nostro professor Donato Bosca hai lavorato per questa pubblicazione, Voci dalle Langhe, che è molto bella e soprattutto ha delle immagini che sono strepitose. Ma guarda, allora, Voci dalle Langhe nasce ultimamente, ma dall'archivio fotografico. Ma il lavoro con Donato, invece, io mi ricordo il primo lavoro che fu proprio Pinolo Scaglione. Io ero molto giovane. E di lì iniziò una collaborazione, che è un'amicizia intanto, ma una grossa collaborazione, che mi aiutò molto a scoprire questo mondo contadino che conoscevo in parte con Aldo Agnelli prima, però con lui si trattava di aggiungere all'immagine, alla fotografia, anche la parola, il racconto, che poi in seguito continua con Nuto Revelli, la collaborazione nostra con Nuto Revelli, e quindi io tieni conto che papà e mamma, mio papà, anche se noi poi siamo emigrati, io ho lavorato all'estero. Però papà è nato a Borzegno, nell'Alta Langa, e
In quel nido, dove poi lui tornò dopo aver fatto vicende di immigrazione, tramite lui e Donato, sono riuscito a entrare dentro a questo mondo, anche quello dell'Alta Langa che ho raccontato bene, in migliaia di immagini. Che a dirti la verità, a volte dico: ma come ho fatto? Neanche io, perché ho fotografato la Sicilia, l'America Latina e poi anche tantissimo la Langa. Oggi prevale la Langa su tutto il resto, perché probabilmente in quel periodo pochi l'avevano fotografata e pochi erano entrati in quel mondo, un mondo che ha tanta poesia, sofferenza. Quando noi parliamo poi di Fenoglio, della Malora, però poi in quella Malora lì io tutto sommato provo romanticismo, poesia, non in quella Malora. Cioè, sì, è vero la Malora, ma c'erano dei valori che poi noi abbiamo spazzato via, forse la nostra città dopo. Quindi in quel mondo lì sono riuscito a pitturare, a tirare fuori immagini che oggi vado a ripescare, per esempio i bambini che avevo fatto in Alta Langa. In quella condizione, che non erano bambini fotografati in studio, ma erano fotografati nelle loro case, ho portato anche Donato come siamo andati a ritrovarli dopo 40 anni e a rivedere il percorso che hanno fatto, perché chiaramente la vita a volte ti presenta dei conti pazzeschi. Alcuni li ritrovi, alcuni non li ritrovi più. E quindi ecco, diciamo che questo mondo contadino che adesso sta venendo fuori anche come un fiume in piena, dal fatto che ho iniziato a scanalizzare tutte le fotografie che vanno nel cassetto, e beh, è una riscoperta straordinaria. Ecco. Ti dico, adesso vedremo, questo libro è un libro importante perché racconto anche attraverso la fotografia, ogni immagine è una storia, la storia dei miei zii, no? Che nati nell'Alta Langa, tutti con un nome biblico, alcuni difficile e tra l'altro ogni personaggio è diverso dall'altro che racconta una storia. Io lì l'ho sintetizzata in questo racconto breve, però ecco, ogni fotografia ha una storia dietro che sarebbe da raccontare. Penso. E la cosa bella è che bene o male poi io me la ricordo, ecco. Però secondo me dovresti poi farlo, perché è No, fondamentale. sì, ci vorrà del Sicuramente. tempo, Ci va del non so tempo, se ce la però farò, sì. probabilmente lo farò. Sì, riesco a fare alcune cose, le sto facendo, però chiaramente ci vuole tanto tempo già a scanalizzare, figurati tu poi se ti metti a Figuriamoci, scrivere ogni certo. storia. A proposito di questo, permettetemi, no? Mentre tu parlavi, no, di queste emozioni che andavi in Langa, fotografavi anche i bambini, eccetera. Io vi faccio un esempio per far capire che il mondo comunque, anche lo stesso riconoscimento UNESCO, non nostro, ma altri che ho visitato, come quello della Cina. Siamo andati nello Yunnan, dove ci sono le risaie. C'è anche un borgo, anche in Cina, c'è un borgo che, come dire, è mantenuto come una volta, tipo gli Amish negli Stati Uniti, no? Quelle popolazioni, eccetera. Noi arriviamo con la delegazione lì, come dire, hanno fatto schioccare le mani, preparatevi, preparatevi. Come fosse un teatro da far vedere come facevano, no? Noi invece non è un teatro, è la realtà. Sì, è una realtà Allora, a volte non raccontata. ecco, cioè là come al solito rifanno le cose, le vendono come. Noi invece qua abbiamo il valore ancora che si passa tra generazioni. Ecco, è questo che noi dobbiamo favorire, noi dobbiamo dare un aiuto a questo. No, non dobbiamo dimenticare le cose importanti del passato. Esatto. La Questo fotografia in bianco e nero rende di più era. che la No, foto a vabbè, io colore. Non c'è guardo. paragone, come dire, Ma no? sai. Il discorso del bianco e colore è un discorso che faccio spesso con i fotografi un po'. Io ho sempre lavorato in bianco e nero, ma perché? Perché la manipolazione del bianco e nero è mia personale, cioè sono io che decido i toni, che decido i passaggi tonali, che decido i contrasti. E quindi il colore va bene su alcune immagini, non tutte, altre, la maggior parte il bianco e nero è più artigianale, ecco, voglio dire quello, più Assolutamente sì. artistico, più. Assolutamente, assolutamente sì. C'è ancora tanta langa da raccontare, Bruno. Allora, non c'è tanta langa, c'è una vita che scorre da raccontare, che secondo me
non si parla mai, io ai giovani fotografi dico sempre quello: guarda, la macchina fotografica è il pennello per il pittore, l'occhio fa il resto. L'occhio lo puoi fare con uno smartphone, lo puoi fare con una macchina. C'è da raccontare tantissimo, non solo in Langa, ma dappertutto, la nostra montagna, la Provenza, i costumi, le abitudini, le cose che sono rimaste, quelle che se ne sono andate. Io mi ricordo, per esempio, a Santa Lucia di Comboscura, Neoto, il grande poeta, io l'ho fotografato, ma pochi l'hanno capito e pochi l'hanno letto. L'ha letto De André, che Sì, era certo. andato. Però diciamo che è mancato proprio un interesse. Noi ci siamo concentrati troppo su delle cose che avevano poco valore, che sono quelle che nascono dal grossi oppure da. Mentre in realtà si potrebbe attingere a quella realtà per farne diventare qualcosa di veramente prezioso. Quindi bisogna lavorarci molto e non bisogna perdere. Ecco, il fatto dell'archivio fotografico come quello orale di Ravelli e quello che stiamo facendo Certo. con Radici, per esempio, per me è una grande soddisfazione potersi lavorare e avere la sicurezza che fra 150 anni, 200 anni ci sia ancora qualcosa di questa terra che non vada perso, come abbiamo perso tantissime cose. Hai Certo. capito? Sono Quindi convinto. che rimanga poi a quelli che verranno dopo, perché chiaro, io ho 72, voglio dire, non è che, ecco, va bene tutto, mi sto divertendo un po', però credo che appunto sia Bravissimo. rivolto ai giovani che E non perdano quello che si è perso già alla questo è un fine. grande monito quello che È dice chiaro. Bruno e lo posso testimoniare perché il lavoro che loro hanno sviluppato e che adesso approfondiremo col direttore della Fondazione Radici, l'amico Marcello Pasquero, oggi è una cosa un po' inedita perché lui è sempre dall'altra parte, adesso ci sono io qua oggi e lo accolgo e ringrazio Bruno, rimani con noi Donato e grazie a Marcello Pasquero. Marcello Pasquero, giovane ma profondo conoscitore del nostro territorio. L'hai Grazie a te, studiato bene, l'hai giovane. studiato bene, nel senso che poi stai dando un taglio su Radio Alba, gli amici di Radio Alba, e saluto Claudio Rosso, carissimo Claudio Rosso, poi io ho profondo legame con Radio Alba, l'amico Alberto Levi, per me è stato un amico davvero che ho cercato veramente di aiutare, lui ha aiutato me, abbiamo fatto tantissimi anni, ricordo l'alluvione che Radio Alba fu uno degli elementi più importanti per aiutare questo territorio che era in ginocchio. Marcello, ci ritroviamo da un'altra parte, ma sono molto contento di averti oggi qua e ti ringrazio per il poco preavviso che ho dato, perché anche tu hai i tuoi programmi, il tuo lavoro, le tue cose. Fondazione Radici, queste radici che devono essere ben piantate a terra e che hanno iniziato a lavorare per, come ha detto Bruno, l'idea è stata vostra, c'è anche Claudio Rossi in questi tre che hanno, diciamo, dato là a questo progetto che adesso è stato riconosciuto e considerato molto importante. Lo stesso nostro sito UNESCO collabora con voi e vuole sempre migliorare per essere disponibile a lavorare insieme. Ma oggi siamo qua per parlare di questa fondazione che ha mosso i primi passi e che è il contenitore naturale di tutte queste belle cose. Volevo, se è possibile, rubare 3-4 minuti per dire semplicemente che tutto quello che stiamo facendo qui acquisterebbe un senso identitario forte se riuscissimo anche solo a lanciare un concorso nel mondo della scuola con il titolo La scuola che verrà. Perché in questo momento la scuola fa paura, cioè la difficoltà a controllare, a operare affinché acquistino nuove capacità di messaggio, di uso, cioè si può, si deve dare alla scuola uno sviluppo ulteriore rispetto a quello che sta succedendo, che è gravato però dal fatto che gli insegnanti devono, se riusciamo a trovare il modo di farli scrivere, di farli firmare, di farli fotografare, è una cosa che Qui ci sono gli potrebbe. ingredienti già per farlo, credo ci mettiamo anche noi a disposizione da questo invito del professor Bosca, Assolutamente. assolutamente, già ci piace come è, quindi Donato lo prendiamo veramente come un invito serio, quindi lo faremo. Sì.
partendo proprio da quello che è, diciamo, l'archivio, no? Ci può essere un lavorare di andando a intervistare, ci può essere lavorare tirando fuori dal nostro passato le cose significative e formative, e si può essere in questo modo anche più legati, come stai facendo, cosa stai facendo. Tra le scuole c'è troppa competizione rispetto ai valori, e quindi può essere un modo nuovo e beh, difficile, perché abbiamo già, ma penso che nella famiglia Albesa, quando, diciamo, sono stato premiato uscendo dall'università non facile, la cosa che mi legava ad alcuni amici era il fare insieme le cose, che proprio perché sono difficili, cioè proprio perché bisogna fare uno sforzo per innovare, diciamo. Quindi mi fa piacere che l'abbiate, lo studieremo, vedremo, lo manderemo nella stufa se vediamo che perdiamo tempo. Però se penso diciamo, il successo di quel raccoglitore di testimonianze, le maestre cattive, che è servito a rievocare purtroppo le cose un po' meno scintillanti, ma era solo per dire abbiamo bisogno di uno sforzo comune, perché questo ci tiene uniti. E okay. Presentarlo come scuola, senza dire scuola elementare, scuola media, la scuola. Bene. Okay. Grazie per questo. Marcello. Sì, questo è un bellissimo stimolo, tra l'altro, che ci arriva da Donato Bosca. Innanzitutto ti ringrazio, Roberto, per me non sono abituato a essere l'intervistato, quindi è emozionante e sono contento di essere qua e di portare anche il saluto del presidente della Fondazione Radici, Claudio Rosso. Permettimi solo di dire che la Fondazione Radici ha partecipato alla pubblicazione di questo libro Voci dalle Langhe. Io ho voluto fortemente che ci fossimo, che fossimo partecipi, perché Donato Bosca, sappiamo tutti l'importanza che ha avuto per il nostro territorio, per la raccolta della memoria del nostro territorio, e quindi ci tenevo particolarmente a celebrare questa figura che è stata importantissima. E Donato sa quanto io lo stimo e quanto sia stato anche una fonte di ispirazione, e lo è tuttora per tutti quelli che partono a raccogliere memorie di questo territorio. Lui l'ha fatto per tantissimi anni e noi abbiamo anche il dovere di proseguire in questa opera meritoria che è stata portata avanti da Donato in anni anche molto difficili, in anni in cui forse non si capiva anche l'importanza del salvaguardare la memoria, cosa che invece oggi è più condivisa, c'è più attenzione secondo me verso questo aspetto, mentre una volta erano pochissime le persone che andavano avanti su questa traiettoria. Quindi possiamo dire senza ombra di dubbio che anche la Fondazione Radici nasce proprio dal lavoro che hanno fatto personaggi come Donato Bosca, quindi volevamo celebrarlo in questo modo. Ho scritto l'introduzione di questo libro ed è stato veramente un grandissimo onore. La Fondazione Radici, come dicevi, ha mosso i suoi primi passi, dicevi che oggi la LRM TV compie un anno, la Fondazione Radici l'ha compiuto da poco, è nata il 12 di febbraio, quindi anche la nostra fondazione in un periodo difficile, però come LRM TV ha cercato di sopperire con grande entusiasmo alle difficoltà che c'erano in giro per il mondo, perché abbiamo vissuto un anno veramente difficilissimo, però forse anche proprio per questo le basi che sono state messe sono ancora più solide, perché hanno permesso di lavorare, hanno permesso appunto di mettere a frutto il tanto entusiasmo che si era creato. La fondazione, come detto, è partita dall'idea del sottoscritto, di Bruno Murialdo e di Claudio Rosso, e ha convogliato veramente tantissimi soci fondatori, tra cui l'associazione dei paesaggi, per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roer Monferrato, ma tantissimi enti, da Confindustria Cuneo all'ACA, a tutti i settori, Confartigianato, tutti i settori della produttività di questo territorio. Quindi è partita sotto i migliori auspici, ha già iniziato a portare avanti alcuni lavori che sono
ovviamente previsti dallo statuto, tra questi anche un film, un docufilm che sarà poi presentato a maggio e sarà il film ufficiale dell'anno della cultura d'impresa di Confindustria Cuneo e questo è un lavoro che avrà una portata nazionale ed è un grande onore perché abbiamo cercato di raccontare il motivo per cui Alba è stata scelta come capitale nazionale della cultura d'impresa tra città importantissime con un grande passato industriale. In tutta Italia è stata scelta Alba, che è una cittadina di 30.000 abitanti, come ce ne sono centinaia in Italia, che però ha saputo veramente scrivere pagine importanti della cultura d'impresa. Ovviamente partiamo da un grande personaggio come Michele Ferrero, ma ha tutto un movimento che è stato importantissimo. Quindi questo è stato uno dei primi lavori. Ovviamente stiamo lavorando sull'archivio digitale, che sarà un obiettivo fondamentale, farlo crescere, e in questo presto lo presenteremo anche ufficialmente. E avremo anche parte del lavoro che è stata fatta dall'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, sarà Siamo un onore. molto felici di contribuire. Eh sì, sarà un onore avere No, no. parte di questo lavoro nell'archivio perché è veramente un lavoro importantissimo. Quindi diciamo che abbiamo mosso i primi passi di un lavoro che durerà anni e anni e che speriamo possa portarci grandi soddisfazioni, possa portarle a tutto il territorio e che serva, che sia un lavoro che possa servire anche in chiave UNESCO, sempre di più per farci capire quanto questo territorio è unico anche dal punto di vista della storia, delle testimonianze e della memoria, appunto. Io ti ringrazio Marcello, è un po' il motivo è quello che ormai è ricorrente, ci siamo anche messi un po' tutti insieme, questo territorio ha saputo anche fare squadra in momenti difficili, ma ha capito che divisi non si va da nessuna parte. È una cosa che invece il Monferrato con tutte le difficoltà che ha, eccetera, deve ancora sviluppare un po', però Langhe e Roero stanno camminando bene nei vari settori. E il fatto è che bisogna tenere la barra al centro e questo periodo, questo anno tremendo ci ha portato a essere comunicativi su piattaforme che non avremmo mai immaginato. Tu sei più abituato, sei in una radio importante che parla in tutta la regione, eccetera. Noi abbiamo iniziato questo come uno scherzo e adesso diventa un organo di informazione, di contenuti che vogliamo sviluppare proprio per portare alla luce queste belle realtà, sperando che i giovani davvero perdano qualche minuto su queste frequenze, su questo Facebook culturale, invece che magari su piattaforme che purtroppo poco ti danno. Bene, io direi che questa è stata una bella trasmissione, anche lunga, chiediamo scusa per la lunghezza, ma proprio questi momenti sono importanti per capire, conoscerci e conoscere la nostra realtà. Ringrazio il professor Donato Bosca, lo ringrazio di cuore per essere stato con noi, Bruno Murialdo, augurandogli davvero ancora tanti scatti emozionali in bianco e nero, l'amico Marcello Pasquero, che è Grazie a te, davvero, Roberto. davvero un grande amico, la Fondazione Radici, che continui davvero a essere coagulante di tutte le belle memorie di un territorio. Ecco, in questo contenitore tutti bisogna andare a finire per poter credere davvero che siamo un territorio unico e irripetibile. A presto, a una nuova puntata del nostro patrimonio di umanità.